sulla dottoressa Mollo, che ci parlerà di naturalmente esami e delle tecniche, diciamo così, alternative, ma continuando a parlare di medicina alternativa, secondo me è sbagliato. Io non sono un esperto, come se ne parlava ieri, sarebbe corretto parlare di medicina integrata, complementare, eccetera. Oltre a essere un personaggio che ha dal multiforme, diciamo così, ingegno, per usare un'espressione abusata, per la sua vena artistica, ma la cosa che mi ha colpito da quando l'ho conosciuto è che, essendo il classico medico di ASL, ho scoperto una persona invece che, non perché sia una brutta parola, classico medico di ASL, ma perché unisce a questo suo impegno quotidiano la ricerca su altri terreni. Niente, ascoltiamola perché ci può dare qualche impulso interessante. Grazie Angelo. Possiamo cominciare con la relazione. Come avete detto, esperti in agopuntura, omeopatia e fitoterapia, anche a Napoli abbiamo all'Ordine dei Medici un albo dei medici esperti in queste materie, per accedere al quale, di cui io faccio parte poi come commissione, sono componente di questa commissione che valuta anche i titoli degli aventi diritto. E quindi questo è per tutelare anche i professionisti che hanno i titoli per poter espletare questa specialità, in quanto non basta essere solo laureati in medicina, ci vogliono dei titoli post laurea, quindi delle specializzazioni. Questo in quanto l'OMS, lo vorrei dire in quanto importante, nel 2013 l'OMS ha rilevato un report sulle medicine tradizionali e complementari. Chiariamoci sul termine, perché le chiamiamo, una volta si chiamavano alternative, oggi si chiamano complementari o integrate. L'OMS le ha definite medicina tradizionale e complementare. Nella tradizionale ha inserito l'agopuntura, la medicina ayurvedica, che è quella appunto dell'India, e la medicina Unani-Tib, che è una medicina antica greca. E nelle complementari ha inserito l'omeopatia, l'autopsicologia, l'antroposofia ed altre appunto branche. L'OMS ha dichiarato che il compito dell'OMS è quello di cercare di garantire una copertura sanitaria globale, ok? Ma sono già molti anni che non riusciamo a garantirla. Perché? Perché la popolazione a livello mondiale è aumentata, siamo arrivati a circa 8 miliardi di persone ed è aumentata l'età media, quindi siamo invecchiati tantissimo, per cui già oggi noi vediamo in tutte le città, Napoli comprese, che molte delle prestazioni che una volta venivano erogate dalle ASL, oggi non vengono più erogate, quindi o si può fruire di tasca propria oppure si deve scegliere tra l'acquistare dei farmaci o il comprare il cibo. Purtroppo siamo a questo. Allora l'OMS che ha fatto? Nel 2013 ha scritto un report nel quale ha invitato gli stati membri a implementare queste medicine tradizionali e complementari, a inserirle nei loro servizi sanitari nazionali. Perché? Perché avendone validato già la bontà in termini di risultati, cioè risultati paragonabili a quelli della chimica, che però per accedere alla quale c'è bisogno di fondi, e costano però un terzo rispetto a quelle che sono le metodiche anche terapeutiche allopatiche, ha detto bene, cerchiamo di metterli nel Servizio Sanitario Nazionale per poter cercare di garantire la copertura sanitaria globale, altrimenti la gente rimane che non si può curare. Difatti in India esiste il cosiddetto protocollo Banerjee, perché sono circa 200 anni che in India, poiché non hanno soldi, si curano per tutte le malattie, comprese quelle oncologiche, solo con omeopatia, perché sono poveri, non hanno altre possibilità. Non solo, ho saputo da un collega del Pascale, mi disse che addirittura in India, negli ospedali, producono da sé i chemioterapici, utilizzando, ecco, le formule, quelle appunto dei chemioterapici andati, ecco, che non hanno più come si dice, il cui brevetto è scaduto, e quindi lo producono da sé con un costo ovviamente estremamente ridotto, e con il vantaggio che almeno di quel chemioterapico, essendo stato usato da tanti anni, almeno si conoscono gli effetti collaterali, cosa che per i nuovi ovviamente non possiamo esserne certi, lo si vedrà poi negli anni successivi. Allora andiamo avanti con la mia presentazione. Quindi questo per dire la motivazione di questo convegno, perché, ecco, perché volerlo fare a Napoli? Innanzitutto perché parlare di fisica quantistica
Mi dà la possibilità, dopo 30 anni, che più o meno dalla laurea, di poter avere un aiuto anche nella ricerca, ecco, da un punto di vista allopatico, da un punto di vista occidentale, come medico occidentale, nel tentare di comprendere quelli che sono gli effetti, delle tecniche che io da 30 anni, a livello più o meno consapevole, più inconsapevole che consapevole, faccio. Da medico mi viene chiesto esclusivamente di aiutare la persona, lo faccio in varie maniere. Volevo capirne di più, la fisica. La medicina quantistica, la medicina vibrazionale, come diceva ieri Alberto Ugo Caddeo, collega agopuntore, anche lui e non solo, in realtà ci aiuta, e quella è la medicina vibrazionale. Noi siamo fatti di atomi, gli atomi hanno gli elettroni, e l'atomo vibra, finché c'è vita c'è vibrazione, in principio era il verbo, lo dicevano dagli antichi. E quindi noi siamo un microcosmo all'interno del macrocosmo. Ieri anche si parlava in termini di interferenze, no, ambientali del cellulare. Ho accennato al discorso del test kinesiologico, che quando lo si fa e si avvicina il cellulare all'orecchio o al cuore, cose che molto spesso gli uomini posizionano il cellulare nella giacca qui sul cuore, pericolosissimo. Ricordiamoci che là c'è il pacemaker, ci sono interferenze a livello cardiaco notevolissimo, quindi una bella borsetta a tracollo non fa male. Una piccola parentesi su Carlos Orozco, il quale ha parlato appunto ho avuto modo, piacere e onore di incontrarlo e di parlare durante ecco, a ottobre dell'anno scorso, ecco, lo vedete qui, è un collega, anche lui è un ricercatore. Vi invito ad andare in internet a cercare di lui. E vi vorrei leggere in poche righe un po' la sintesi di quello che mi ha colpito della sua relazione tenuta l'anno scorso a ottobre 2017 a Piacenza, in occasione del quinto convegno di fisica e medicina quantistica. Mi ha molto colpito perché è un po' una sintesi, però con un substrato da ricercatore, una sintesi di quello che è la medicina tradizionale cinese e anche gli altri colleghi, i relatori di ieri, psicologi, hanno detto. Carlos Orozco parla dell'intenzione, che rappresenta il che cosa, lo scopo invece è il per che cosa, a che fine, e poi c'è il significato, significa il perché. Quando abbiamo queste tre cose si può cominciare con lo spinning e si arriva alla coerenza. Lo spinning è quella, diciamo, rotazione, no? Verso destra o verso sinistra dell'elettrone. Ieri abbiamo parlato dell'entanglement, che ha dimostrato in fisica quantistica che siamo tutt'uno, siamo tutti uniti. Tant'è vero che l'entanglement è stato come un esperimento: se prendo due elettroni ad uno stesso atomo, ne metto uno a distanza dell'altro di 750 km, questo esperimento è stato fatto realmente, cambio lo spinning, cioè con una, diciamo, interferenza magnetica, modifico lo spinning di un elettrone, istantaneamente l'altro si modifica. Quindi, per dire che anche se separati da 750 km, sono comunque restano in contatto. E tutto ciò si chiama armonia, che crea la vita. Per fare tutto ciò dobbiamo scambiare informazioni attraverso la comunicazione. Vi prego di leggerlo a 360 gradi. Non si tratta soltanto di parlare di atomi, si tratta di relazioni anche interpersonali, si tratta di relazione medico-paziente, si tratta di relazione tra colleghi di lavoro, si tratta di relazione che c'è qui tra noi. L'intenzione, qual è la mia intenzione? Perché prima vi ho detto che il mio intento è quello di stimolare negli utenti, nei pazienti che non sono operatori sanitari qui presenti, la curiosità e anche la fiducia, perché con i relatori tra ieri e oggi. E per dare una conoscenza anche delle basi scientifiche a supporto di agopuntura, omeopatia, motossicologia e tutte le altre tecniche, anche energetiche, attraverso le apparecchiature che stanno fuori e che vi invito a provare. Invece l'intento mio, per quanto riguarda gli operatori, i medici, è quello proprio di stimolare in voi, che siete accorsi veramente in tanti, vi ringrazio per questo, di rimettiamoci in gioco, perché c'è molto altro oltre la chimica che abbiamo imparato all'università, ci hanno insegnato solo quella, ma c'è tanto altro. Allora, a prescindere dall'età che abbiamo, se siamo o non siamo già in pensione, siamo alle soglie della pensione, dico, la vita diventa anche più divertente se ci si mette a, no? Giulia, giusto? Ci si mette in gioco in questo senso. E Carlos Orozco, infatti, dice: energia si manifesta attraverso questa rotazione, questo spinning.
una spirale che crea una piramide, ricordiamoci nell'antico Egitto quello che sono i sospetti, o anche molto sospettosi, di che le piramidi fossero delle centrali atomiche. Un atomo, che è un mattoncino, si trasforma in molecole, diventa uno strato di mattoncini, le molecole diventano monomeri che diventano polimeri. Consideriamo come se fossero delle stanze che poi diventano delle strade, sobborghi, alla fine si arrivano alle cellule, tessuti, e poi arriviamo al corpo umano, all'elefante, alla montagna e quant'altro. Siamo solo un insieme di mattoncini, siamo tutti piccoli mattoncini costituiti dall'unità. Questo significa che possiamo trasferire l'energia da un livello ad un altro, costruendo un meraviglioso ecosistema che chiamiamo pianeta Terra. Molto bello, Carlos Orozco dice che tutti insieme formiamo un biocampo umano, e dove avviene lo scambio di quel qualcosa che chiamiamo amore, amore, diciamo, alfa privativo e morte, quindi senza morte. Quando blocchiamo questa coerenza, quindi quando non c'è amore nel nostro cuore, il sistema viene disturbato ed il corpo si ammala, perché esce dall'armonia, dall'amore. L'assenza di amore e l'odio, benvenuti nel mondo della dualità. Avete visto anche Masaru Emoto con gli esperimenti dell'acqua che l'ha dimostrato. Il biocampo è un'emissione di luce, noi siamo costituiti dai cromosomi, cromo e luce, soma e corpo, quindi siamo corpi di luce. E Mendeleev ha dato all'idrogeno il numero 1, vi ricordo, idro è acqua, gene viene da genesi, inizio, idrogeno quindi significa inizio, origine dell'acqua, ecco il perché, acqua è coscienza, e così via. La cosa alla fine con cui vorrei concludere il suo pensiero è il seguente: risonanza, vibrazione e frequenza. Abbiamo parlato di tutte queste cose nella sua relazione, che vi invito a visionare nel sito di Spazio Tesla, potete vedere anche la sua relazione l'anno scorso, mettete quinto convegno, e anche le altre sono estremamente interessanti. Abbiamo parlato di tutte queste cose e la risposta è l'amore. Io faccio da tempo, da qualche anno, mi occupo anche appunto di test kinesiologico, ci sono riuscita, perché magari la teoria la sappiamo tutti, ma non tutti riescono poi a farla, ci ho messo 3 anni per riuscire a farla. E in questo mi ha aiutato molto la meditazione. Dopo una settimana, 10 giorni dall'aver iniziato la meditazione, improvvisamente mi sono sbloccata, e quindi probabilmente è un discorso di vibrazione, no? Subatomica, vero Alberto? Ho iniziato a fare i mantra, dei mantra semplicissimi, pensando anche ma chissà ma, e invece alla fine mi sono sbloccata e mi è partito, sono riuscita da quel momento a fare il test kinesiologico, incredibile. Però adesso lo capisco, con la fisica quantistica lo comprendo. Come vedete, i russi un po' più avanzati di noi, la camera Kirlian, per quanto riguardava il discorso anche dell'aura che poi viene messa da tutti gli esseri viventi. Qui è il Trim Probe di Claro Bruno Vedruccio, di cui c'è anche fuori appunto un apparecchio, per cui chi si volesse sottoporre a questa indagine diagnostica, che in pochi minuti, senza necessità appunto di svestirsi, può fare delle diagnosi molto interessanti e molto, per una percentuale anche molto alta. Come disse una volta, ho letto che addirittura Veronesi ha scritto con una percentuale sul 97%, se non mi sbaglio, se usata da un bravo operatore, e fuori ne abbiamo uno. E altre apparecchiature, mi perdoneranno quelli presenti fuori, questi sono degli esempi, ma poi ne avete anche altri fuori. E questi sono un po', mi è piaciuta questo per far vedere con lo spin, no? Mi ha ricordato un po' la spirale ascendente e discendente. E quindi quando ieri qualcuno, chi era? Alberto Lori, che diceva: io ho fatto giornalismo, ho fatto il telegiornale, allora vi consiglio, non vedete il telegiornale perché vi induce la paura, e la paura crea quella spirale negativa che vi porta poi alla malattia. E allora, ecco, a volte ecco, fa bene anche cambiare canale e non sottoporsi a questo, per non arrivare alla causa della Befana, che poi ci riempiono di farmaci e con tutti gli effetti collaterali. Questi sono i relatori del video che ho estrapolato, che si intitola Un altro mondo, è un film documentario. I minuti che vi ho proposto prima durante l'attesa, perché qua siamo per studiare, io in prima persona, quando vado a un convegno mi piace approfittare di tutti i tempi morti per poter, no, dire abbiamo fatto un qualcosa. Quei 14 minuti secondo me sono interessanti, perché danno una chiave di lettura abbastanza rassicurante per tutti, medici e non.
Abbiamo il professore Massimo Citro, medico ricercatore, Masaru Emoto e va bene, il professore Emilio Del Giudice, a cui è il tributo, dedicato a cui è dedicato il convegno, il professore Giuliano Preparata, due grandi geni. I numeri sono elevati, ve li leggete da voi, siamo tanti, questo è solo Napoli. I numeri sono elevati, i pazienti sono tanti, c'è ancora un po' di timore nel raccontare al proprio medico di base che ci si rivolge all'omeopatia, all'agopuntura, a queste medicine vibrazionali. Per favore, dopo questo convegno, avendo avuto nella giornata di ieri dei relatori di fama internazionale che vi hanno spiegato, mo abbiate capito tutto, non abbiate, io ho capito poco, ma a livello almeno intuitivo, vi hanno dimostrato che quello di cui parliamo ha anche valenza scientifica, che poi nessuno di noi è fisico ovviamente, abbia iniziato un po' a uscire fuori, perché a noi serve raggiungere la massa critica la si fa con la divulgazione, che è quella che stiamo tentando di fare, e questo a Napoli è solo la prima di una serie. Ho già avuto, e di questo ringrazio già Patrizia, le altre persone che mi hanno, diciamo, contattata, che mi hanno detto che si sono iscritte a Spazio Tesla, hanno intenzione di darmi una mano qua a Napoli per ampliare la sezione Napoli di Spazio Tesla e creare anche altre iniziative. Quindi io già do la mia disponibilità da domani mattina e quindi per incontrarci e parlarne. Ora, io parlerò naturalmente sani dalla agopuntura agli ioni negativi. Per essere agopunturista o fare altre tecniche o imparare altre tecniche, bisogna sicuramente studiare dopo la laurea. Non basta fare solo la laurea e i 4 anni di specializzazione 4 o 5, ma bisogna farne qualcuno in più. Sono circa 30 anni che sono laureata, sono circa 26 anni di formazione in varie cose, perché altrimenti. E allora, lo sapete che viene utilizzata anche molto bene negli animali. Quindi, se ci sono dei medici veterinari, sappiate che è una tecnica estremamente valida. E abbiamo anche una collega a Napoli, che è una veterinaria molto brava, che si occupa esperta. Infatti, se va spesso al nord Italia a fare delle sedute mensili. La regione Toscana, questo solo per un esempio. Allora, diciamo una cosa: la regione Toscana è quella che, per un motivo economico, per un motivo di bilancio in rosso che noi abbiamo come Regione Campania, purtroppo siamo un po' penalizzati, per cui fino a qualche anno fa avevamo tantissimi centri pubblici che erogavano medicine complementari, tra cui l'agopuntura, omeopatia e quant'altro. Poi qualche anno fa è venuto un direttore generale poco biofotonico, diciamo così, che ha chiuso tutto, tranne uno che è quello ancora rimasto, che io sappia ce n'è ancora sempre quello di Ottavio Iommelli al San Paolo e qualcun altro che sta spuntando molto timidamente. Ma dovete sapere che Napoli è la prima città in tutta Italia che ha ospitato dei medici e delle strutture pubbliche, negli ospedali pubblici, di omeopatia e di agopuntura, perché noi in Italia, a Napoli, avevamo la comunità dei cinesi e quindi abbiamo cominciato l'agopuntura già nel 1700. Se andate all'ospedale incurabile, fate il giro, l'avrete anche, vedrete proprio la storia dell'omeopatia. Quindi noi abbiamo una storia a Napoli, tra le altre cose. Come vedete, le varie patologie per le quali si tratta, ma non solo in regione Toscana, in tante regioni anche del nord, centro-nord Italia, purtroppo ancora a macchia di leopardo, nausea e vomito post-chemioterapico. Non stiamo dicendo di sostituire, perché attenzione, io sono un medico chirurgo, ho in borsa l'Aulin, il Bentelan e l'antistaminico. Perché nel caso di acuzie, nel caso di emergenza-urgenza, la chimica e l'intervento giù duro va dato sempre. Quello, almeno non in Italia, perché in Cina e in alcuni paesi dove non ci sono questi farmaci, comunque vanno con quello che hanno, quindi sempre relativo, è tutto molto relativo a dove ci troviamo. Comunque io ce l'ho in borsa. Ma nei casi cronici, e poiché c'è un aumento non solo della popolazione, come ho detto prima, ma anche aumento delle patologie croniche non trasmissibili, naturalmente l'intento sarebbe quello di ridurre questi effetti collaterali dall'abuso di farmaci e per poter indurre il corpo nell'autoguarigione. Questo stress, ma lo stress non è soltanto un discorso di, come dire, di stress psicologico, è anche un discorso di stress alimentare.
Noi vogliamo dimenticare, ieri qualcuno tra i relatori ha parlato dell'inquinamento anche ambientale, l'epigenetica, l'epi sopra la genetica. Il DNA si manifesta a seconda degli stimoli che gli arrivano dall'esterno. Questi stimoli sono anche l'aria, le scie chimiche, ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare dei pesticidi, il Roundup, quello che appunto deriva dal fattore Orange che è stato usato appunto nel Vietnam, che ci viene dato propinato appunto negli alimenti, quello ce lo mangiamo. Allora abbiamo bisogno, e l'acqua magari appunto con tutte le scorie, tutte le... Vogliamo parlare di inquinamento radioattivo? Che ancora non c'è una consapevolezza di tutto questo? Bene, però vi do una bella notizia, perché a me piace dare poi anche il rovescio della medaglia in senso positivo. Sappiate che, a parte la medicina vibrazionale, che può essere perché ci sono anche dei trattamenti che anche allopatici, però purtroppo non so perché non ce li danno, c'è la terapia chelante con il DTA. Negli ospedali dovrebbe essere fatto, come si dice a Napoli, a zoffun, no? Invece non la fanno mai, perché? Perché forse c'è bisogno di controllare dopo dei parametri, non lo so, però andrebbe fatta. Allora in alternativa che facciamo? Facciamo delle terapie di drenaggio, per esempio io suggerisco quella con la neuralterapia, 100 ml di soluzione fisiologica all'interno della quale mettiamo la procaina e più una serie di rimedi omeopatici. Mi perdonino le altre aziende, ma io per esempio parlo delle fiale di Laguna piuttosto che quelle della NAMED, perché la mia esperienza personale, non posso avere la conoscenza di tutto, quindi dirò per esempio fiale di Laguna, che è di drenaggio, il gallium, l'infamosotto, solidago, l'icopodium e tante altre a seconda dell'occorrenza, che io personalmente scelgo attraverso il test kinesiologico. Altre persone lo scelgono attraverso apparecchiature che fanno la stessa cosa però con l'apparecchiatura. Ognuno sceglie la sua via. Io preferisco lo Ioniflex, che è un apparecchio che sto usando a base di ioni negativi, ma perché la mia via personale, magari un altro collega avrà un'altra visione, si sentirà trasportato verso un'altra tipologia di trattamento. E questo approccio, questa malattia a livello intestinale, quello che noi ogni giorno mangiamo naturalmente, ci porta a problemi anche a livello appunto mentale, psicologico, di stress, di psicosi. Anche perché ricordiamoci, ad esempio, i metalli pesanti si vanno a mettere appunto nell'intestino. Il metallo pesante e tutti gli interferenti endocrini, diossina, polivinilcloruro, acido perfluorottanoico, quello che chi più ne ha più ne metta, crea qui nell'intestino un ambiente tale per cui altera la flora batterica. Si chiama disbiosi intestinale, che oggi finalmente ho sentito Pietro l'altro giorno al telegiornale, una trasmissione, un medico parlava di disbiosi, che meraviglia, una volta sembravamo degli stregoni quando si parlava noi di disbiosi, cioè, ma cosa sarà? Allora, poiché noi sappiamo che l'intestino è collegato al cervello, sappiamo benissimo che quando qua c'è una disbiosi intestinale si creano tutta una serie di alterazioni che hanno ripercussioni a livello cerebrale, anche con psicosi. C'è un'alterazione della flora, comporta anche considerate che nel tubo dell'intestino ci stanno gli enterociti, che sono le cellule proprio tipiche dell'intestino, con un'infiammazione che dura da mesi e da anni, magari quelle pance gonfie, dice beh che fa? No, fa perché cadi malato, non è un fatto di estetica. Gli enterociti si allargano, non sono più adesi, e quindi che succede? In questo spazio dal tubo intestinale penetrano batteri e virus che attraverso quella matrice del corpo arrivano da tutte le parti e non sappiamo dove, anche al cervello. Per cui spesso alcune psicosi, per non parlare ansia, stress, depressione, insonnia, si devono curare innanzitutto parlando di alimentazione, di curare l'intestino, e ci sono le terapie. Anche lo yoga, ieri non l'abbiamo fatto naturalmente, ma io ritengo che la risata terapia, io ho fatto degli spettacoli di risata terapia per l'ASL nel 2004, per cui mi perdonerete se cerco di alleviare e alleggerire, perché so che poi dopo si parlerà di oncologia, vanno giù duro i colleghi. 10 minuti, perfetto. E quindi lo yoga è un altro aiuto. Perché la mantralizzazione funziona? Sono degli spunti di riflessione. Vi prego di andare a vedere gli esperimenti che qui vi ho presentato, che dimostrano che le vibrazioni producono forme geometriche, ok? Cioè, apparecchi già dal 1960, medico, fisico e musicista.
Io sono anche pianoforte, però voglio dire, è bello essere anche artista, ars medica, quindi la medicina, che non è una scienza esatta, ma sarà in modo questi, naturalmente queste slide saranno tutte quante presenti sul sito dopo l'estate, potrete vedere, visionare i video, tutte le slide. Ma sarà in modo, già ne abbiamo parlato, ne avete sentito, conoscete fuori, qualcuno avete quel librettino molto interessante che vi invito a prendere, e questo per farvi vedere quanto anche la similitudine del micro e del macro, no? Della cellula poi con il cosmo. Noi siamo sottoposti anche alle interferenze che arrivano dal cosmo, questo ce lo dimentichiamo. Quando ci sono dei terremoti altrove, in qualche parte del mondo, le persone non sanno che improvvisamente hanno dei dolori strani, dolori alla schiena, mal di testa, si sentono depressi. Perché? Perché magari c'è stato un terremoto in un'altra parte del mondo. Non vi dico, andatevi a informare, sono tutti spunti di riflessione. Funziona, però, quale materializzazione? Suoni e vocali e suoni di sillabe in sanscrito antico o ebraico arcaico. Quindi non quelle materializzazioni che a volte ho sentito dire io mi voglio bene, io mi voglio tanto bene, io sono la migliore, io sono la perfetta. No, stiamo parlando di lingue sacre, lingue antiche. Medicina tradizionale cinese prevede questa tipologia di approccio diagnostico. Il medico cinese fa il test del polso, la lingua, e perché sulla lingua, come vedete, ci sono, a seconda anche di quelle che sono le immagini che si vedono dalla lingua, alcune aree corrispondono a parti del corpo, e quindi è un aiuto. Anche la riflessologia plantare, come vedete, sotto i piedi c'è tutto il corpo, per cui sono tutte tecniche già testate e ci possiamo aiutare. Anche i denti, questo sui denti è importantissimo, l'80% delle malattie che abbiamo derivano da problemi a livello dei denti. Per cui la prima cosa che dovete valutare quando iniziate ad avere un problema che non va via, fate una correlazione temporale, per favore. Cioè, quando mi è venuto l'anno scorso, ma la prima che mi arrivasse ho fatto dei lavori in bocca, denti rivitalizzati piuttosto che una carie, piuttosto che un ascesso, controllate. C'è una mappatura, qui appunto anche in internet la potete vedere, che mette in correlazione denti e organi, molto precisa, e anche parti del corpo, dito, alluce, eccetera. E qui abbiamo un dentista, giusto? Tra le altre cose. Va bene, e qui vado veloce, ma come vedete ci sono anche dei simboli che ho visto anche in fisica quantistica qua, mentre questi invece sono dei simboli antichi della medicina tradizionale cinese. Quindi, come vedete, la congiunzione tra i due. Yin e Yang, quando si parla di agopuntura, ogni organo, ma qui, ecco, giusto un minuto, ogni 2 ore abbiamo un massimo di energia nei meridiani di agopuntura. Quando avete sentito che noi siamo fatti di atomi, siamo fatti energia condensata da un campo elettromagnetico, ok, siamo questo. Allora, il medico che ha un approccio deve vedere il paziente, deve tentare di vedere il paziente non più a organo. Ti fa male il fegato, mi concentro solo sull'organo. Va bene, ma cerchiamo di capire anche la connessione emozionale, la connessione anche del meridiano del fegato. Magari ho un problema qua alla nuca, ma il problema è all'organo, perché qui alla nuca c'è un problema alla vescica biliare, perché qui ci sono dei punti importanti di vescica biliare o di vescica urinaria. Quindi, come vedete, una volta che arriva là, ad esempio, dell'intestino grasso, vedete l'energia da lì parte e comincia con il meridiano dello stomaco. Ogni 2 ore c'è un cambio, per cui se per esempio avete un problema, tipo un dolore che vi capita tutti i giorni o spesso, ma sempre in quella fascia oraria, cercate di andare a capire qual è il meridiano corrispondente, perché c'è. E allora io qua vi faccio un regalo, e poi volete farvi una foto, ve la fate, fatevi la foto di questo. Per chi fa agricoltura, per chi ha insomma interesse magari ad approfondire, questi sono appunto i vecchissimi appunti miei, dove ho messo qui un orario di pieno, quindi come vedete fegato, allora dall'1 alle 3 di notte, cominciamo in alto in bianco sono scritti gli orari, giù sono scritti i meridiani, l'acronimo F fegato, P polmone l'ho scritto in basso per essere sicura di essere chiara. Allora, lì metto fegato 12 e polmone 1. Se avete un problema tra l'1 e le 3 di notte, qualunque esso sia, vi svegliate, dolore, qualunque cosa, provate a farvi mettere questi 2 punti di agopuntura. O colleghi, provateci, perché io l'ho fatto.
E devo dire che effettivamente i risultati sono abbastanza piacevoli. Fatto? Alcuni casi clinici veloci, perché poi, allora, paziente, una poveretta che aveva una eczema, come vedete, molto grave, con delle lacerazioni alle mani, dopo 3 sedute solo di agopuntura, 3 settimane, circa 7-8 sedute, solo agopuntura e omeopatia per drenare da metalli pesanti, ovviamente. E non si vede molto, non so se si riesce a vedere, magari si vedrà meglio. Là ci sono proprio dei tagli completamente rimarginati, non riusciva neanche a toccare. Andiamo veloce. Stessa paziente con, vedete le gambe prima, appunto con delle vescicole anche molto pruriginose, infiammate. Vedete la caviglia sinistra, specialmente la particolarmente gonfia, e quello dopo 3 settimane. Questa è la compensazione cinese, che io adoro, è una tecnica sempre antica cinese. E stiamo pensando anche con l'associazione Spazio Tesla di implementare, di organizzare dei corsi di formazione di questa tecnica, che è molto facile, molto accessibile, è fatta, ecco, con conoscenza, diventa sicura e potrebbe aiutare tante persone, anche nel proprio entourage familiare, volendo, a mantenere il buon stato di salute. Possono essere usate coppette di vetro, di plastica, di bambù, di canna, e questo non ve lo faccio vedere perché sarei io che in realtà faccio la coppettazione, ma il tempo è breve. Qui, coppettazione, qualcuno si spaventa dei segni che rimangono sul dorso. Innanzitutto rimangono per 4-5 giorni e poi comunque è terapeutico perché è movimento del sangue, dell'energia, e gli effetti terapeutici anche a livello psichico sono fantastici, curano tutti gli organi interni. E ci sta chi non si spaventa, infatti questo nuotatore americano, medaglia d'oro nel 2016 a Rio, non aveva alcun problema a mostrarle, anzi alcuni giornalisti ignoranti pensavano che fosse una malattia infettiva. Disse, ma come, una piscina sta infettando tutti, purtroppo. Cerchiamo di divulgare anche questa conoscenza. E poi moxibustione, naturalmente utilizzo, che è una tecnica anche di utilizzo di Artemisia fatta a mo' di sigaro, che si accende, usa, io vi consiglio, volendolo fare con un punto molto anti-ansia, mettete del sale grosso himalayano, sale grosso qua sull'ombelico, stesi naturalmente, accendete il sigaro e lo riscaldate, lì il sale e ovviamente intorno, attenzione a non bruciarvi, quindi alla cenere, attenzione. Questo perché la vasoconcezione 8 è un punto di grande, è la prima cicatrice che abbiamo. Quando io chiedo avete cicatrici, perché vorrei subito fare la neuroterapia, magari no, ce l'ha tutto. E invece no, non ce l'ho, come ce l'hai? È la cicatrice ombelicale, è anche sempre, va curata, va trattata in una maniera semplice, facile, uno se la può fare anche a casa propria. Terapia con gli ioni negativi, io mi sono innamorata di questo apparecchio, ecco il mio, perché l'ho conosciuto l'anno scorso a Piacenza, mi sono innamorata subito perché l'ho provato, quando ieri vi ho invitato ad andarlo a provare, perché io ho fatto la maschera, sai, essendo donna, dico, no, non ho dolore per l'estetica, fatta la maschera, io ho sentito un'energia nel corpo pazzesca. E ho dormito bene quella notte quando erano tanti mesi, circa 10 mesi, che avevo problemi di insonnia. Sono andata subito dall'inventore Giuseppe Mauro, che ha diciamo, qui presente, dopo alla fine vorrei che facesse i saluti perché io gli devo una medaglia d'oro per quello che sono i miei risultati. Io l'ho preso perché, innanzitutto per me stessa, perché io non mi posso fare l'agopuntura e la coopettazione da sola, allora ho bisogno di un trattamento che me lo posso fare anche stesa a letto, e quindi io con quegli accessori riesco ad ottenere un mantenimento del mio personale stato di salute, di mia figlia, di tutte le persone che non si vogliono far pungere, i bambini, problemi ai denti. Non ho più bisogno di fare la neuroterapia sulla gengiva, che non si sente niente in genere, però la persona quando dici devo pungerti, no, 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 va bene, gli metto il puntale ed è la stessa cosa, anzi ancora meglio, perché poi gli ioni negativi sono intelligenti, entrano da qua ma vanno dove devono andare. Specialmente se c'è l'intenzione di cui parlava prima Rozico, l'intenzione di curare. E poiché io faccio questo mestiere con grande passione, grande trasporto, ecco perché siete tutti qua e vorrei che questa cosa passasse, vi prego, muovete la vostra curiosità che c'è dentro e apritevi a questo trattamento. Brevemente finisco e mi avvio alla conclusione. Casi clinici, prima personale, una carrellata veloce, poi quelli donati appunto da Mauro.
In realtà questa è una ragazzina di 17 anni, gravemente ammalata da circa 7 anni, una piaga da decubito. Vi assicuro che è stata una sorpresa anche per me, perché da 4 mesi non andava via di nessuna maniera. Dopo 2 sedute di mezz'ora circa di terapia con ioni negativi, quindi senza dolore, senza che tu appoggi un accessorio sopra, non senti calo, non senti nulla, la piaga è guarita. Io sono rimasta, è vero che contemporaneamente stavo facendo anche l'agopuntura, quindi immagino che anche la velocità di risoluzione del problema sia legata al fatto che fosse sotto agopuntura, quindi c'era un... Ecco, nel bene e nel male, quando noi abbiamo un solo inquinante ambientale addosso, ci ammaliamo in un anno, se ne abbiamo 3 o 4, ci ammaliamo in un mese. La stessa cosa nel positivo, se facciamo più trattamenti contemporaneamente, il paziente guarisce prima e meglio, autoguarigione. La ragazza ha avuto la risoluzione in 2 sedute. Aveva questa ferita chirurgica da oltre 2 mesi, trattata con una, diciamo, perdeva il pus, come vedete qui lateralmente, 2 o 3 sedute, non mi ricordo comunque, della fascia, di Oniflex, guarita, ma anche la visione, come vedete, proprio della cicatrice. Ginocchio, questo è solo con l'agopuntura. Confesso che non me l'aspettavo, una seduta di agopuntura, ginocchio, si è sgonfiata, la poverina non riusciva a muoversi, lei è allettata, è cieca, non parla più, non deglutisce, infatti si nutre con la bega. Per giunta anche poverissima, e abito pure lontano da Napoli, per cui faccio un po' di fatica per andare, ma benedetto perché è un'opera di bene che mi rende felice. Questo è un ulcero vascolare, solo dopo la prima, guardate la prima e la seconda, purtroppo. Non so se non è molto, però sulla... Allora, tra la prima e la seconda seduta, quindi 9-3, 23-3, io ne avevo fatte 2 sedute di Ioniflex, solo quello, ed era già notevolmente migliorata, ridotta di mezzo centimetro, e anche i bordi erano molto più disinfiammati e si era creato anche del tessuto di granulazione. Poi, per motivi vari, che non sto qui a dirvi perché, purtroppo non sono riuscita più a fare il trattamento. Infatti, come vedete, nell'ultima seduta, vedete, ha ripreso a peggiorare. Aveva bisogno ovviamente del trattamento, non, per vari motivi. Questo è sempre dopo 1 o 2 sedute, questa piccola ulcera, non vi ho detto, sono 2 anni che la signora soffre di queste ulcere, e purtroppo dopo 2 anni si dice appartiene a quel 10% di ulcere vascolari che non guariscono. Dopo solo 1 o 2 sedute di Oniflex con l'accessorio Antaflex, si era quasi completamente chiusa questa, bastava solo altri 2 si sarebbe chiusa. Dove ritroviamo gli ioni negativi? In natura. L'apparecchio che fa? Li focalizza e li amplifica, cioè nel senso come quantità, perché in natura arriviamo fino a un massimo di 1000 ioni negativi per centimetro cubo, e invece noi nell'apparecchio ne abbiamo naturalmente, arriviamo da un minimo di 70.000 a un massimo di 10 milioni con il puntale, che è una bomba. Allora, quelli che servono sono gli ioni negativi piccoli. Chiudiamo, sì. E lo rende possibile la velocità, perché la velocità con cui questo ragazzo fa finta di voler fare l'esercizio ginnico per non mostrare appunto di essersi distratto, è in realtà quello con cui entrano gli elettroni e quindi vanno dove devono andare. È solo di sfuggita, vi faccio vedere un po' di casi clinici, ferita lacero-contusa, vedete anche la tempistica. Prima e dopo, questa è una piaga infetta. Sono immagini che si commentano da soli, da sole. E anche negli animali. Ferita traumatica, vedete giorno 1, giorno 7 e giorno 20. Ma ce ne sono altre ancora più importanti, come vedete. 15 minuti al giorno, 30 minuti per 5 giorni, più altri 5, 10 giorni, questi sono i risultati su animali. Io quando ho visto, in realtà ho visto le immagini, però quando l'ho provato su di me ho avuto la certezza che c'era qualcosa di molto interessante, che è la mia via personale. Allora io ritengo che questo sia una via di introduzione di energia. Mi perdonino i fisici, però io sono medico, mi posso permettere anche di dire delle corbellerie. Io dico quello che vedo, tanto a me il paziente non chiede di spiegare perché succede, chiede di stare meglio. Allora immagino che in realtà ci sia un discorso di introduzione di benzina, di energia nel corpo che aiuta il corpo ad autoguarire, ok? Anche negli animali che si sottopongono, perché naturalmente non è indolore.
Il vantaggio è che ci posso fare anche l'acqua e quindi mi faccio anche una terapia interna con questo apparecchio e la bevo. E difatti i cavalli, non solo i cavalli, ci sono altri filmati con cani, gatti, che tra varie ciotole di acqua, quelle ioni, con ioni negativi e quelle senza, scelgono sempre quelli là con gli ioni negativi. E concludo con questa immagine, ringrazio Lino Foglia, che è un collega cardiologo qui presente, che mi ha donato questo suo esperimento con Ti odio e ti amo. Mi piaceva farlo vedere perché vediamo sempre quelle di Masaru Emoto e di altri. Questo invece è il suo personale, un medico cardiologo appassionato di fisica vibrazionale. E concludo dicendo che la guarigione è dei pazienti. Il paziente che viene da me, capisco che non vuole guarire perché quella sua malattia è funzionale al sentirsi vivo all'interno della famiglia, perché si deve lamentare. E se guarisce invece non si può più lamentare, nessuno se lo fila più. Io preferisco, non, cioè, glielo dico, dico, senta, ma lei vuole guarire o no? Perché la guarigione è dei pazienti. E vorrei, ecco, il dolore, diceva Giuseppe Moscati, il dolore va trattato come un grido dell'anima a cui un fratello, il medico, accorre con l'ardenza dell'amore. Il medico, cioè io e gli altri colleghi, non siamo il Padre Eterno, per cui anche accanirsi su di noi quando magari si fallisce o si ha un risultato inferiore a quello o magari si sbaglia. Signori, chi non fa non sbaglia, chi fa prima o poi sbaglia in tutti i campi, anche nel fare la pizza che a volte viene bruciata. Quindi siamo, ma fatto con amore si perdona tutto e magari si sbaglia anche di meno. E questo concludo con questa slide di Carlo Sorozco che mi ha colpito molto, che è quella appunto dei due cuori. Mi ricorda un po', ecco, vabbè, tutte le formule di Carlo Sorozco. Io spero di essere riuscita a trasmettere la passione che vivo nel poter tentare di vedere la medicina in una chiave diversa e sono sicura che il messaggio darà buoni frutti. Grazie a tutti.